Ripartono i lavori al cantiere del Policlinico di Caserta dopo una lunga fase di stallo che ha generato forti polemiche per i tempi sempre più dilatati. Lo scorso 17 dicembre però l'Università Vanvitelli insieme al sindaco Carlo Marino avevano preannunciato la ripartenza dei lavori di una delle opere più importanti di tutta la Campania dopo l'accordo trovato con il MISE e così infatti è stato. Questa mattina il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco di Caserta Carlo Marino, del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e del nuovo rettore dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli Gianfranco Nicoletti. Ascoltiamo proprio le nostre interviste al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e al sindaco di Caserta Carlo Marino. È una giornata simbolica per tutta la Campania. Questa è la prima grande opera che riparte nel 2021. La prendiamo come il simbolo di una rinascita, di una ripresa di investimenti, di sviluppo, di apertura di cantieri, di creazione di lavoro. Un'opera di valore straordinario per la provincia di Caserta, ma per tutta la regione Campania. Sapete che è un progetto partito 22 anni fa, poi crisi aziendali, rescissioni contrattuali, abbiamo ripreso. C'è stato un impegno straordinario del rettore. C'è stato un impegno del Comune di Caserta, c'è stato e ci sarà un impegno finanziario della Regione Campania per un importo di 50 milioni di euro. Dobbiamo fare in modo che il tempo perduto diventi un'opportunità, nel senso che potremo dotare il Policlinico di Caserta delle tecnologie più avanzate oggi esistenti in Italia e nel mondo. L'impegno della Regione Campania è in questa direzione. La struttura è finanziata, ma non sono finanziate le tecnologie, gli arredi interni, le dotazioni tecnologiche per il Policlinico. La Campania garantirà queste dotazioni per un importo di 50 milioni di euro. Poi abbiamo un accordo con il Comune di Caserta per realizzare le infrastrutture della mobilità, sia su strada che su ferro. E quindi dovremo evitare che sia un grande complesso in una specie di deserto. Dovremo garantire collegamenti effettivi ed è veramente un'opera di valore straordinario per tutto il sistema sanitario della nostra regione. Una giornata che ci dà fiducia e che ovviamente rappresenta un'occasione di sviluppo davvero unica per tutto il territorio. Vogliamo combattere questa emergenza pandemica facendo riprendere un'opera straordinaria che era ferma da anni, si sono risolte le sue difficoltà, i suoi prospetti giuridici, si è arrivato a discutere con l'ANAC, con l'anticorruzione, con una transazione importante, con l'azienda che è riuscita a ripartire e oggi avremo 32 mesi, un cantiere certo, lavorazione ogni mese per circa 3 milioni e mezzo di lavori e già pensiamo alle infrastrutture intorno al Policlinico. Il Policlinico sarà il nuovo rinascimento della città, sarà la prospettiva e il futuro di perché i nostri giovani dovranno rimanere in questa terra, 500 posti per curare la salute, ricerca, didattica, fra un anno avremo già la didattica e l'università che vivrà in questa struttura e soprattutto già stiamo immaginando quelle che sarà sia la metropolitana leggera che servirà il Policlinico, sia tutte le infrastrutture a gomma che dovranno ancora crescere di più, non tanto l'interconnessione con la città, ma anche la rete regionale che colleghi il Policlinico all'intera Campania. Io penso che questa è una delle grandi opere della Campania, farla ripartire e farla riprendere quella che era la sua prospettiva e il suo futuro è non solo un'occasione per Caserta ma un'occasione per l'intera regione.